Bentornati su Bravely Default. Adesso, come ho già detto, mi sono allenato un po'. Infatti prima c'era il pezzo dove c'è scritto auto. Sono arrivato a livello 5, quasi a livello 6. Tiz manca una battaglia. Inoltre, ci voglio provare, come mi è stato suggerito nella prima parte. Questo episodio è stato registrato prima del caricamento della seconda parte, quindi tanto per dirvi quanto sto avanti. Giocherò a difficile. Ci provo almeno, perché ha senso provare questo tipo di gioco in una difficoltà leggermente più elevata. Quindi andiamo avanti. Non sono neanche tornato a Caldisla per paura di azionare qualche scena. Quindi andiamo a Caldisla adesso. Posso? Grazie. Avevo ragione? No, non ci sono ancora scenette. Quindi andiamo subito a curarci nell'inn. E credo di aver fatto qualche altra missione bonus. Cioè missione... Sì, salva la mappa. E abbiamo tutte quante le missioni fatte. Sono 50 però, quindi non abbiamo ancora finito. Sì, grazie. Credo ci sia un modo per... no, vabbè, ne parlerò molto più nel gioco perché non voglio spoilerare niente. Qua abbiamo già cercato, ci stavano dei soldi. E inoltre, andando in giro per le città, in generale, potresti trovare degli oggetti. Io ne ho trovati pochissimi di oggetti. Tipo, non qui, non a Caldisla. Ne ho trovati altri in altre città. E spero non mi dispiace se non parlo con le persone che parlano di cose random. Sembra che il ponte a nord della città sia crollato. Dobbiamo trovare un'altra via o resteremo bloccati qui. Ma è un po'... Non mi viene in italiano. Time consuming, quindi... Ci metterei tipo 3 anni solamente per leggere tutto quanto il testo di tutte le persone in città. Ma se volete scrivetelo sotto nei commenti, posso leggerlo liberamente. Adesso, considerando che siamo nelle classi normali, cioè siamo nelle classi... Siamo di tutto fare, insomma, sia io, cioè Tiz che Agnes, siamo di tutto fare. Penso di prendere altri... tre spadoni. Forse non ha senso, forse ha senso, adesso lo vedremo subito. Allora, equipaggiamento, pugnale, ok, doppio spadone ad Agnes, mamma mia, sembra stupenda Agnes così. E Tiz, Tiz, niente da dire. Agnes quanto è messa di attacco? Non male. Attacco magico più alto, quindi faccio, faccio bene a metterla come mago bianco, come ho detto nello scorso episodio, negli scorsi episodi. Ma anche nel mio file originale sto cambiando un po' il modo in cui uso il mio party, quindi... Potrebbe non essere obbligatorio il mago bianco. Oddio, cioè, lo è, ma vedremo più in là. Parliamo con il re così vediamo subito quello che era dirci. Sono stato zitto per paura di attivare una scenetta. Adesso si attiva la scenetta però. Ah, Tiz. Good to see you safely returned. What of Norende? I take it from your grim countenance, our fears were confirmed. It is gone, but not forgotten, Your Highness. I'm prepared to rebuild it. It will take time, but Norende will recover. Well spoken, lad. I shall support the effort however I can. Take this. It will serve as a token of your new office as chairman of the restoration effort. It's an honor. Your Highness, isn't there any way to drive the Eternian military from the borders of your kingdom? Tiz. Ah, they've been a curse upon us all of late. And never more than this last week. They're in a lather over this search for the Wind Vestal. I've no clue what has them so desperate, but they've begun making bald threats. They've berthed their ships at the lake southwest of us, with cannons trained on the city. I fear our own ships cannot fly as long as they've our people at gunpoint. It galls me, but there's little I can do. Your Highness, I offer my humblest apology for the ordeal I have forced upon your kingdom. I am Agnes Oblige, the Vestal of Wind. You! I shall resolve the matter. I give you my word, I will cause you no further grief. Will you? Yes, that would be... But wait a moment.
You need worry on the matter no further, Your Highness. Farewell. Wait! I'm coming too! Visita Norende. Premi la pulsantiera verso destra o tocca l'icona sulla sinistra dello schermo inferiore per aprire il menu della mappa, quindi scegli la quarta icona in alto, dall'alto. Ok, prima la conversazione. Le intenzioni di Agnes. Agnes, cosa intendevi dire con porro rimedio al problema? Non dirmi che vuoi assaltare da sola l'avamposto di Eternia sul lago a sud-ovest. Non essere ridicolo. Sono consapevole di non avere alcuna speranza contro un'aeronave. Ottimo, d'altra parte sembra che i cannoni dei nemici siano puntati su questa città. Tengono questa gente in ostaggio, non credo di avere scelta. Certo che non sembravano troppo propensi al dialogo. Aspetta, non vorrai... Non farlo, non puoi farlo. Anch'io ho capito cosa vuol dire perché ci ho già giocato. Vediamo se c'è davvero qualche oggetto nascosto qui, perché c'è. Inoltre ho visto le prime reazioni che avete avuto... Ah, ci sta qualcosa! Collirio. Ho visto le prime reazioni vostre a questo let's play. Penso che molte persone lo stiano idolatrando per qualche strana ragione. Semplicemente a me piace il gioco, per questo ho deciso di farlo. Le altre 6 scelte... Le altre 5 scelte... non ve le dico perché potrebbero essere futuri let's play, quindi non voglio rivelarli. Ok, visitiamo Norende. Questa icona qua allora. Ricostruiamo Norende. Da questa schermata potrai impartire ordini di costruzione. Usa il touchscreen per impartire i comandi. Ok. Come si va avanti? Ah, devo cliccare col touchscreen. Crescita demografica. Dopo ogni incontro con Street Pass, il tuo villaggio acquisirà un nuovo abitante. Un compito che impegna un operaio per un'ora ne impiegherà 2 per 30 minuti. Ai 10 abitanti, l'edificio sarà ultimato in appena 6 minuti. Praticamente dimezzerà... Dovrebbe dimezzare sempre il tempo di costruzione. Adesso vedremo cosa significa. Costruisci nuovi edifici. Gli empori danno nuova vita al villaggio. Tocca una zona e imposta il numero di operai per avviare i lavori. Se vuoi costruire un terreno su un terreno accidentato, dove prima appianarlo. Cosa sono le nemesi? Adesso, le nemesi... sì. La mia intenzione era provare a sconfiggere certe nemesi, ma ve ne parlerò dopo quando le incontreremo. Le nemesi sono creature misteriose che ti invadono dalla rete. Giungono nel tuo mondo in due modi. Possono essere inviati dal server quando aggiorni i dati, direttamente dal server della Square Enix, credo. Che anche la Square Enix mi ha inviato sul file originale 2 o 3 nemesi. Oppure, quando aggiorni i dati provenienti da altri giocatori tramite Street Pass. Praticamente vengono sempre da Square Enix, ma lasciamo perdere. Avanti. Come si combatte una nemesi? Quando nel villaggio compare l'icona di una nemesi, tocca la seleziona lotta. Ricorda, verificare il livello consigliato. Ci sono alcune nemesi che, adesso le vedremo, sono molto forti. Se verrai sconfitto, la partita si concluderà. Sarà comunque game over. Quindi salvate prima di fare qualunque nemesi. Proteggere le nemesi. Il tuo villaggio può ospitare fino a 7 nemesi contemporaneamente. Se ne ricevi un'ottava, la meno recente sarà rimossa. A meno che tu non l'abbia protetta, se desideri combattere contro una nemesi in particolare, ricorda di proteggerla. Inoltre, nelle prime 3 parti, ho parlato un po' in maniera un po' strana perché non registravo da tipo 1 settimana e mezzo. Quindi immaginatevi da quanto ero fuori allenamento. Questo era per dire che ho parlato malissimo nelle scorse parti. Avanti? Ok. Condividi le nemesi. Usa il comando invia per condividere una nemesi con i giocatori incontrati via Street Pass. O anche in un altro modo, ma adesso lo vedremo. Le nemesi inviate dal server svaniscono una volta sconfitte, ma se le hai ricevute tramite Street Pass potrai concedere loro la rivincita. Ok. Ecco qua. Baal, Turtle Dove. Consigliato a livello 99. Durerà fino a quello là. Fonte Luciano, grazie Luciano. Infinitamente. Belfegor, livello 80. Perfetto, siamo ancora lontano da tutte quante le nemesi. Leviathan, livello 80. Baal, Turtle Dove. Luca, grazie Luca, grazie. E abbiamo 10 abitanti del villaggio. Questo perché? Perché ho usato anche l'altro file di gioco. I villaggi? Gli abitanti che utilizzate negli altri file di gioco sono condivisi. Di norma si possono? Si ha un solo... un solo abitante del villaggio appena iniziate a fare tutto quanto. Adesso, zoomiamo con il più. E no, manco morto. E iniziamo subito con sbloccare il mercante. Ci metterà 15 minuti. Se ci mettiamo uno solo,
uno solo, ci metterà 15 minuti. Se ce ne mettiamo 2, 7 e mezzo. Se ce ne mettiamo 11, ci metterà 1 minuto e 22. Questo è molto importante. Cercate di giostrare bene quanti abitanti mettere. Fortunatamente ho più abitanti. Molto fortunatamente. Quindi diremo subito di mettere ok. Inoltre dovete cercare di sbloccare per forza questo qua. E impariamo cose speciali perché servono un casino. Diciamo i più utili sono tutti quanti. Praticamente dovete sbloccare tutto quanto. Non sfiderò le NMC adesso perché sono molto, molto, molto debole. Quindi no. Inoltre sono su difficile, ricordo. E adesso faccio una cosa che non faccio mai, appena ne ho la possibilità. Agnes, oh Agnes, I have a plan, a good one. Get captured. Then they'll take you aboard their airship. That's your ticket across the sea. It's true that no ships can sail upon the ocean now that it's rotted. You can't really mean to. Agnes, they'll kill you. I'll not ask you again. Leave us. You are too eager to meddle in the affairs of others. Farewell. Agnes, wait. That road leads to the graveyard. It's a dead end. Which way is the lake? It seems you've need of a guide. At least let me show you the way there. Unacceptable. I think it's a grand idea. It could take weeks with Anya's sense of direction. Airy? Very well. Then I ask you to serve as our guide. Only as a guide. And only as far as the lake. Is that clear? As a crystal. Leave it to me. Che stupenda battuta! Ah, l'avete capita! Tisa ha detto chiaro come un cristallo. E lei è la vestale di cristallo del vento. Oh mio Dio. Tiz. Inoltre, Agnes, per me è la Miss Jammai o Miss Unacceptable. È la sua parola preferita, penso. Dannazione, adoro come dice Jammai. Lo dice più volte nel gioco. Non ci metterò un contatore, per carità. Però mi fa ridere sempre quando dice Jammai. Conversazioni. Tiz il navigatore. Satellitare. Hai un senso dell'orientamento così terribile da sembrare un sortile... Un sortilegio, l'ho letto bene. Wow, l'ho letto bene. Agnes. Cosa? Io non penso proprio... Quante volte ti sei persa in quella gola? E c'era una strada sola. Poi arrivata in cima hai impiegato almeno 2 ore a trovarmi. Eppure la visibilità era perfetta. Il sentiero lungo il canyon era... tortuoso. Sono certa che anche gli abitanti del posto lo considerano un vero labirinto. non direi proprio. Ma almeno così ho una buona scusa per accompagnarti e... lascia perdere. Restami vicina. Pare che il lago verso cui siamo diretti sia raggiungibile solo dai viaggiatori più esperti. È a 3 passi da Caldisla. Certo, è chiaro. Già, come no? Quindi, Agnes, cosa pensi di fare quando saremo giunti a destinazione? Non è un problema che ti riguarda, Tiz. Io non ho scelta. Non finché terranno sotto sacco il popolo di Caldisla. Ma andrà tutto bene. Nemici o meno, sono pur sempre uomini, non mostri. Questo lo dici tu, Agnes. Ok, subito. Se dovete andare adesso al lago, innanzitutto cercate di avere tante corde. In via Nemesi adesso non lo posso fare. No, lo posso fare, lo posso fare. Posso fare la cosa che dicevo. La parte sta durando 10 minuti? Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ok, compratevi tante pozioni. Tante, ma intendo 12, basta. E più me li finisce. Non mi servono queste qui, non vi preoccupate. Adesso, sapete che odio salvare infragioco. Odio, ma lo devo fare per forza. Adesso, ricordate che abbiamo degli amici qui, ospiti. Ho salvato i più potenti, ossia Luca, Gabbro, Billy e Luciano. Non li userò, ovviamente, perché non posso, ad esempio sotto Luca... Hai un'idea al 99 che usa sfera di saette. E penso che tu sia, appunto, con... attacco 170, tanto per dire.
Quindi è molto forte e non voglio abusare delle persone che incontro tramite Spot Pass o Street Pass o anche tramite internet, adesso vedremo cosa vuol dire. Per questo penso di linkarmi, vedremo dopo cos'è, a due o tre persone, anzi quattro per essere decisi con tutti i link, ma dato che non ci siamo ancora arrivati, vi dico semplicemente che nella scorsa parte ho salvato gli ospiti si salvano con A e proteggi, quindi lasciateli così, io ho salvato gli ospiti perché sono i più potenti. Adesso, prima di concludere la parte, sì lo so, le parti verranno così e probabilmente dovrò aumentare il ritmo di come registro, perché se no l'esplay davvero durerà 7 anni. Però devo far vedere le cose base, almeno. Poi andrò più veloce per tutto il resto. Adesso, andando su salva e poi su... Ah no, un secondo. Si è fatto un rendesi. Ok. Abbiamo sbloccato gli oggetti disponibili, pozioni e telelite. Cosa vuol dire? Che quando costruiamo un emporio, bellico, emporio delle miscele per bla bla bla, aumentare il livello, articoli più interessanti. Vabbè, adesso ve lo spiego un attimo cos'è. Ecco qua. Dopo aver costruito un emporio Norrende potrei acquistare gli oggetti tramite l'eroe, che è quello rosso, da qualsiasi parte del mondo. Quindi adesso, se parlate con questo qui rosso, potrete acquistare degli oggetti. Più precisamente, gli oggetti che avete preso, che avete sbloccato da Norrende. Adesso, fatemi fare un altro... coso. Vedete, 2 ore, ci sono alcune cose che durano 99 ore, mi sembra. No, 3 ore... Questa dura 99, sì. Ad esempio, lo spuntone di roccia dura 99 ore. Se non avete tanti villaggi, abitanti di villaggio, state sicuri che avrete molti problemi. Comunque questo è solo un pezzetto di Norrende. E poi non so neanche se questo è il Norrende già ricostruito, o senza buco, o... non lo so, perché non ci sono ancora arrivato nella storia. Dato che c'è l'armatura di bronzo molto facile da ottenere, in 2 minuti, la sblocco subito. Ma prima, questo è molto importante per ottenere più ospiti possibili e quindi anche più amici. Parlate con questo tizio e cliccate su salva e poi su aggiorna. Vi collegherete via internet. E se avete un po' di fortuna, se il mio 3DS si riesce a connettere, potrete inviare le vostre informazioni. Quindi potete inviare gli attacchi che avete fatto, le... Ecco qua, sta aggiornando fortunatamente. A volte non aggiorna, però è il mio router, quindi non vi preoccupate. Potete inviare i vostri dati di salvataggio, quindi le vostre mosse che avete inviato, inviare le vostre nemesi e basta. Potete inoltre ricevere nemesi, ricevere ospiti, e anche voi sarete mandati come ospiti, e ricevere mosse speciali. Aggiornamento completato. Salvataggio del gioco, per questo non voglio farlo. Nessun amico da aggiungere. E di solito, quando fate l'aggiornamento, a parte le nemesi, ok. Ah, già l'ho fatto per oggi, giusto. Praticamente di solito quando fate un aggiornamento vi dà più abitanti. Adesso non me l'ha fatto perché l'ho già fatto con l'altro file. Ecco perché. Mi dispiace di non poterlo far vedere, ma è così. Adesso, io aspetterei un po' prima di andare a combattere contro il boss della prossima area, perché voglio almeno le armature di bronzo, perché non voglio andarci con l'equipaggiamento attuale. Inoltre, dato che si può cambiare l'ordine dei personaggi, mettendo il primo personaggio potrete camminare con il primo personaggio, non cambia assolutamente niente. E penso di lasciare un po' di screen time, si chiama così, a tutti i personaggi pian piano. Poi quando farò vedere tutti i personaggi, dopo un po' metterò Tiz di default. Ah, breve default, metterò di default Tiz, perché è meglio così. Preferisco Tiz davanti, ma per estetica, perché è il protagonista, non dico principale perché sono 4, ma è uno del protagonista principale che, con cui iniziate. Quindi preferisco stare con Tiz per ora. Appena finiamo il village di Norrende, almeno il prossimo potenziamento, comprerò, vabbè, 35 secondi, l'armatura di bronzo. Comprerò l'armatura di bronzo, la equipaggerò e poi sarò pronto ad andare verso il lago. Tanto è facilissimo vedere quando si è sbloccata la cosa, perché o state qui a controllare, potete stare fermi, potete inoltre anche chiudere il 3DS e quindi aumentare i punti sonno e sbloccare le cose del villaggio di Norrende, insieme. Quindi è molto conveniente farlo, se volete ottenere più PS, intendo. Io non lo farò perché non li userò mai i PS, ma ci sono. Ok, armatura di bronzo disponibile. Adesso, tu ci metti un'ora per antilote e collirio. Fidatevi che vi servono degli antiloti. No. Magari te ne do
Allora, prendo un attimo lo stilo, perché col dito non ci riesco. Ecco. 5 bastano. E a te, che dai una brigantina, che sei leggermente meglio delle armature, te ne do 6. Quindi 15 minuti ad entrambi. 1 a 11, 1 a 15. Equipaggio. E poi stacco la parte, perché sì. È più buona? Ah, costa tanto però. Ho qualcosa da vendere. Ho 2 pugnali da vendere, quanto mi dai? Ok, posso prendere un brigantino. E ho anche una gran pozione. Preferisco comprare un brigantino e poi... Non brigantino, un'armatura di bronzo. E equipaggiarla a... Agnes. Penso che Agnes sia la più adatta. Ok, perché ha poca... poca roba, insomma. Quindi equipaggiamo... No, non tu. Corazzellino. Ok. Ah, no, 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 un secondo. Come siamo messi adesso? No, va bene così, va bene così, va bene così. Nel prossimo episodio andremo verso il lago. Quindi ci sentiamo. Stavo unendo sentiamo e vediamo. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!